perché è un film che è destinato a provocare molte discussioni, riflessioni, polemiche e a essere anche amato e a emozionare, a irritare. È un film comunque complesso, ho camminato un po' su una corda molto, molto fina e in equilibrio per molti mesi, ed era un'operazione che mi ha comunque stimolato, fatto sentire anche il movimento vivo. È stato un film complesso, decisamente il più complesso e ambizioso della mia carriera. Cosa che ti in più dei meccanismi italiani e cosa hai messo di tuo in più? Ho avuto ancora più fiducia che nel film precedente, per cui ho avuto più possibilità di portare la mia visione all'interno di questa storia. Ciao Rosario. Ciao. Volevo sapere, la prima volta con Gabriele Muccino, com'è stata questa esperienza e se hai un aneddoto emozionante da raccontarci? Yeah, you know, the very first audition I did for the movie, I went home and I cried to my mom. Primo provino che ho fatto per il film, sono tornata a casa e ho pianto con mia madre. Just from the audition alone, I felt like a better actor. He was so demanding and so specific and so emotional, and I knew that this would be an experience like no other. Per il solo fatto di aver fatto questa audizione mi sentivo migliore proprio come attrice, perché lui era molto richiedeva molto da me, e quindi mi sono sentita pagata già da questo. Honestly, thank God I got this part. I don't know what I would have done otherwise. Ringrazio Dio di aver avuto questa parte, altrimenti non so che cosa avrei fatto. Qual è stata la scena più faticosa e allo stesso tempo la più bella? You know, there weren't particular scenes that were that difficult. What was the hardest part was that I was playing a woman who was sick. E non c'erano scene particolari e che con particolare difficoltà. La cosa più difficile è che io dovevo interpretare il ruolo di una donna malata. And because it's her heart, when she would move too fast or too much, she'd be out of breath. And so it was very difficult for me. I'm very kind of a talkative, energetic person. So it felt very hard to contain myself and be still. E dato che era malata di cuore, quando si muoveva troppo aveva fatica a respirare, mentre io sono molto energica e quindi facevo fatica a mantenere questa cosa. But I definitely had I think every day was absolutely a joy, and it was very sad for it to be over. Ma ogni giorno è stata davvero una gioia ed è stato anche triste che è finito. I did enjoy dancing with Will though and laughing. There's a scene where we have a date in the movie and we sing with each other and we dance and we laugh, and it's a very beautiful scene. I think you can see these characters are destined to be together. Ma c'è una scena in particolare dove mi sono divertita molto, è quando abbiamo un appuntamento con Will. È stato molto bello, abbiamo potuto ridere, danzare insieme. Si vedeva in quella scena come sono proprio fatti per stare insieme. Ok, grazie mille. Grazie. Thank you so much. Bye. Watching him over the years, and when I saw Pursuit of Happiness, I really wanted to work with him again. Ma avevo visto i suoi film, L'ultimo bacio, e quando ho visto anche La ricerca felicità avevo veramente il desiderio, insomma, di fare qualcosa con lui. So I was very grateful when I read the script and loved it so much, and that Gabriele was directing it. I was very excited to audition for him. E quindi quando ho letto questa sceneggiatura mi è piaciuto davvero tanto ed ero contenta di poter fare questa audizione per lui. Luckily he wanted to work with me too. Fortunatamente anche lui voleva lavorare con me. Come è stato lavorare insieme? You know, just he and I have a wonderful relationship. He's a fantastic artist, and he's just connected to a piece of me that he's able to create things that I would never create, and he's able to help me to get out of my own way. Ma devo dire che è un artista fantastico, eccezionale, e poi è in grado di trovare un legame, una connessione con una parte di me, e quindi creare delle cose che io da solo non sarei in grado di tirare fuori e di creare. Riesce a leggere cose dentro di me che poi mi fa esprimere. Welcome Will. Il tuo personaggio aiuta aiuta moltissimo l'umanità, helps mankind, generous. Ben is legend, right? Yeah, I know. Not quite. Ben is crazy. So he's a little different than characters I've played in the past. He's actually the first character that I've ever played that I'm not sure I necessarily agree with his choices and decisions. Ma in realtà no, Ben è pazzo, è un personaggio completamente diverso da tutti quelli che ho interpretato in passato e in precedenza, e forse è il primo personaggio del quale non sono proprio sicuro di condividere completamente le scelte.
grande storia d'amore. It's a great love story. Can you define it also a kind of Greek tragedy? Yeah, you know, it's funny. It depends on where you are in your life. The movie is either a story about a selfish man, and it's an awful tragedy, or it's a wonderful romantic love story. So it really depends on how you look at the film and how you look at life. Ma in realtà dipende da tu come spettatore a che punto sei nella tua vita, perché lo puoi vedere come un uomo terribilmente egoista oppure che quindi vive un determinato tipo di vita di tragedia, oppure lo puoi vivere come una fantastica romantica storia d'amore. Grazie mille.